Marzo è il mese dell'endometriosi e proprio a questa malattia invisibile, sicuramente accentuata dal Covid-19 dal punto di vista delle cure sanitarie, che abbiamo deciso di dedicare la nuova puntata di Irpinia Salute. Siamo con Francesca Fasolino, che ringraziamo innanzitutto per aver accettato il nostro invito. Francesca, laureata in giurisprudenza, giornalista professionista, esperta in comunicazione politico istituzionale e anche testimonial, se posso definirti così, di questa patologia così invasiva, ma per cui si conosce ancora molto poco. Parleremo ovviamente della tua storia, di come hai scoperto di essere affetta da questa malattia, di come hai deciso di diventare una donna bionica, come ti sei descritta sui social, sul blog che stai conducendo ormai da diverso tempo. Ma partiamo sull'importanza di tenere i fari accesi su questa malattia. Innanzitutto, Renato, voglio ringraziare te e tutta la redazione di Irpinia News per l'attenzione che avete deciso, insomma, di dedicare all'endometriosi. Tu prima definivi l'endometriosi una malattia invisibile. Ebbene sì, l'endometriosi è una malattia invisibile e subdola perché ha la capacità di nascondersi bene nel corpo della donna. L'endometriosi è una malattia cronica a carattere infiammatorio che colpisce una donna su 10. In Italia più di 3 milioni ne sono affette, nel mondo 176 milioni. Numeri comunque importanti che però non sempre, diciamo, rispecchiano la conoscenza della malattia, per questo è necessario parlarne e marzo è il mese in cui ci sono una serie di iniziative dedicate appunto alla patologia. Che cos'è l'endometriosi? Beh, l'endometriosi è una malattia che è ginecologica. In sostanza, le cellule che si trovano all'interno dell'utero non vengono espulse nelle donne che sono affette da questa patologia durante il periodo mestruale, ma restano all'interno del corpo e vanno ad attaccare gli organi pelvici ed extrapelvici attraverso creando noduli, aderenze, cisti che sanguinano ogni 28 giorni con l'arrivo delle mestruazioni. Purtroppo è una malattia subdola perché non è di facile diagnosi. Si stima che una donna prima di raggiungere la diagnosi resta più o meno in attesa di 7-8 anni, anni che sono fatti di visite, di incomprensioni, anni in cui la donna non viene creduta e molto spesso arriva a pensare che il problema è nella testa più che nel corpo. Invece no, l'endometriosi è nel corpo della donna ed è una malattia che è anche molto molto dolorosa e per questo anche molto invalidante. Ecco, ci racconti la tua esperienza, quando hai scoperto, a che età, come ti sei sentita quando ti hanno diagnosticato questa malattia? Dicevi stesso tu che ci è voluto un po' di tempo perché non è stata individuata proprio inizialmente, poi hai deciso comunque di raccontare, di farlo in prima persona anche per dare forza, immagino, a tante ragazze, tante donne come te. Guarda, io i primi sintomi ho iniziato ad averli intorno ai 15 anni, quando avevo molto spesso queste mestruazioni abbondanti e dolorose e soffrivo di sospette coliche renali, perché i dolori io li collocavo all'altezza del rene. Tra i 15 e i 26 anni credo di aver fatto almeno 30 accessi al pronto soccorso. E puntualmente venivo dimessa senza una diagnosi. La diagnosi era appunto sospetta colica renale, ma di fatto nessuno sapeva dare un nome a quei dolori. Ricordo che una volta arrivò addirittura l'ambulanza a prendermi a scuola e quando mi dimisero dissero a mia madre che forse era un periodo di forte stress, quindi più medici interpellati rispetto a questi dolori hanno sempre ipotizzato che fosse più un problema psicosomatico che fisico. Poi ho scoperto di avere l'endometriosi nel 2016, quando a seguito di un ulteriore ricovero per questi dolori fortissimi all'addome, hanno deciso di operarmi. Anche lì, prima
prima dell'operazione non ho avuto la diagnosi, io la diagnosi l'ho avuta solo dopo l'operazione, perché in una prima fase mi avevano detto che si faceva una laparoscopia investigativa per capire cosa stesse accadendo nel mio corpo, poi in realtà hanno, dopo l'operazione, quando mi sono svegliata, mi hanno detto guarda, hai l'endometriosi. Ricordo il senso di meraviglia iniziale perché io erano almeno 2 anni che continuavo a dire ai ginecologi che incontravo, ma non è che ho l'endometriosi, perché ho tutti i sintomi, avevo fatto delle ricerche su Google e avevo messo i Te sintomi, la sei veramente. autodiagnosticata, diciamo. Esatto, e quindi io rimasi anche un po' lì meravigliata per la capacità di, attraverso il dottor Google, non, che non va mai usato, questo sottolineiamolo. E poi, diciamo, iniziai subito a capire che la mia vita sarebbe cambiata e anche la vita della mia famiglia. Per questo, fin dall'inizio, ho cominciato a parlarne sui social. Perché essendo una malattia ginecologica, cioè come tutte le materie ginecologiche, c'è un forte tabù rispetto anche alla C'è patologia difficoltà anche stessa. a Sì. parlarne, ad ammetterla. Ecco, Esatto. una malattia che ti ha cambiato la vita, ha impattato, immagino, anche nel tuo percorso lavorativo. Poi hai compiuto questa scelta e sei anche tra le prime, non solo in Italia, ma al mondo, di farti installare un neuromodulatore che, se posso usare il termine, ti inganna, la tua mente, nel senso che, non ti fa accusare un dolore che in realtà c'è ancora. Ecco, ci racconti com'è arrivata anche questa scelta. Sì, dunque io dalla diagnosi ho subito 4 interventi chirurgici, dalla diagnosi di endometriosi e durante uno di questi interventi ci sono state alcune conseguenze neurologiche. Purtroppo la mia è un'endometriosi profonda infiltrante che ha attaccato intestino, ureteri fino ai nervi e a seguito di queste complicanze neurologiche ho iniziato a soffrire di dolore cronico. Alla gamba destra, una sciatalgia cronica che mi ha limitato molto anche negli spostamenti, motivo per cui ho fatto ricorso alle stampelle, molto spesso anche alla sedia a rotelle per muovermi e poi ho iniziato ad avere delle difficoltà a svuotare la vescica, per cui ho fatto ricorso all'autocateterismo. Mi sono rivolta per gestire questo dolore che ha impattato fortemente anche sulla qualità della mia vita, ad una terapista del dolore, il quale ha provato attraverso terapie farmacologiche importanti, ho fatto ricorso all'ossicodone, alla morfina, cioè farmaci comunque a forte impatto anche sul mio corpo e sulla mia mente. Soltanto nel giugno 2020 mi è stato proposto di impiantare un neuromodulatore, appunto. Questo neuromodulatore è una macchinetta che viene impiantata con sottopelle ed è collegata con dei fili al midollo spinale. In sostanza lancia impulsi ad alta e bassa frequenza ogni giorno, quotidianamente, 24 ore su 24 e inganna, come dicevi tu, il cervello, cioè dice al cervello di non percepire quel dolore. Quindi cioè questi impulsi vengono lanciati e si sovrappongono al dolore stesso. Ecco, attraverso questa macchinetta è stato possibile migliorare la qualità della mia vita perché ho avuto una riduzione dell'80% del dolore, ho ricominciato a camminare e per me è stata una vera e propria rinascita e ho avuto anche un importante, diciamo, miglioramento dal punto di vista della vescica e questo mi ha permesso anche di ridurre il numero di autocateterismi che facevo tutti i È un giorni. percorso che consiglieresti anche a altre ragazze come te che soffrono di endometriosi? Sì, diciamo che il neuromodulatore non viene utilizzato solo per chi soffre di endometriosi, cioè il neuromodulatore viene utilizzato per chi ha danni neurologici contro il dolore cronico e per chi soffre di malattie neurodegenerative, quindi il Parkinson piuttosto che la SLA, cioè sono tutte patologie che hanno un forte impatto neurodegenerativo e rispetto a queste viene utilizzato il neuromodulatore. È un percorso che consiglierei, non è un percorso facile, non è per tutti, quindi è fondamentale parlarne con il terapista del dolore o il neurochirurgo in questione, però
conosco di tantissimi, conosco tantissimi ragazzi anche che soffrono di Parkinson giovanile, che hanno trovato benefici al 90% rispetto alla patologia grazie all'impianto di un neuromodulatore al cervello. Quindi sicuramente è un percorso doloroso, non facile, non per tutti, ma che Ma che può consiglio. portare a qualcosa di buono. Lo diciamo all'inizio, marzo è il mese dedicato all'endometriosi. Ci hai detto l'importanza di tenere i fari accesi su questa patologia, ma secondo te perché resta comunque una malattia così invisibile, appunto, che se ne parla così sconosciuta e se ne parla così poco? Perché sicuramente, essendo una malattia ginecologica, resta sopra un tabù. Purtroppo ancora oggi le ragazze non vanno fin da adolescenti dal ginecologo, cioè i ritardi nella prima visita ginecologica sono ancora tanti, un poco perché si è restii ad andare dal ginecologo. No, invece andare dal ginecologo è come andare dal dentista, diciamoci la verità, non c'è nulla di errato nell'andare da questi specialisti. E questo fa sì che rispetto ad una patologia strettamente legata all'apparato riproduttivo ci sia una forte resistenza a parlarne, un po' come il papillomavirus, no? Cioè, purtroppo se si facesse maggiore informazione si capisse l'importanza della prevenzione, si avrebbe una riduzione anche dei casi di tumore al collo dell'utero. Quindi, sicuramente il fatto che sia una patologia ginecologica ne limita molto la conoscenza, e poi perché è una malattia che, come dicevo all'inizio, si nasconde, è di difficile diagnosi e quindi molto spesso se non c'è la cisti, la cosiddetta cisti cioccolato sull'ovaio, si pensano che non c'è l'endometriosi, invece no, l'endometriosi si nasconde tra i tessuti e richiede anche per la diagnosi dei particolari esami strumentali per poter poi raggiungere la diagnosi stessa, no? E questo è un altro limite sicuramente nella conoscenza della malattia. È importante, come dicevamo, fare informazione sul tema. Tu sei fatto un po' da portavoce, sei stata intervistata anche alle Iene, ma stai conducendo il tuo blog. Ci sono diverse iniziative questo mese. Il 28 marzo ci sarà questa Virtual Endo March, chiaramente si terrà con tutte le prescrizioni anti-Covid. Ecco, parlaci un po' di queste iniziative. Sì, come dicevamo all'inizio, fin dal primo momento ho deciso di parlare dell'endometriosi e da 2 anni faccio parte del Team Italy, che è un gruppo di donne volontarie che organizzano una serie di iniziative, tra cui la marcia, che è una camminata pacifica nella città di Roma durante il mese di marzo, che è appunto il mese della consapevolezza sull'endometriosi. Purtroppo quest'anno, per le restrizioni dovute alla pandemia, non è stato possibile organizzare la marcia fisica, che viene in tutto questo organizzata in altre 55 capitali del mondo, quindi è un evento molto sentito in tutto il mondo per chi soffre di endometriosi e per fare informazione rispetto all'endometriosi. E abbiamo deciso quindi di organizzare una marcia virtuale, cioè il 27 marzo alle ore 12 pubblicheremo tutte quante una foto con un capo d'abbigliamento giallo usando l'hashtag Stop al Silenzio, e queste foto saranno pubblicate su tutti i social network, quindi Facebook, Twitter, Instagram. L'invito che rivolgiamo a tutte le donne è quello appunto di partecipare. È semplicissimo, si sta a casa, non si esce, si Non c'è rispettano nessun le rischio, norme, non c'è nessun soprattutto. rischio e si fa informazione e si crea maggiore consapevolezza. Questo il 27 marzo, che è sabato. Il 28 marzo invece abbiamo organizzato una vera e propria maratona sull'endometriosi, una giornata che avrà inizio alle ore 10 con un convegno scientifico. Ci saranno medici specializzati in endometriosi, ginecologi e non soltanto, perché comunque è una malattia multidisciplinare che richiede l'intervento di più specialisti. Ci saranno figure istituzionali, tra cui il viceministro Sileri e la presidente Maria Lucia Lorefice della Commissione Sanità della Camera dei Deputati, e poi ci saranno anche rappresentanti del terzo settore e ci confronteremo parlando dell'endometriosi, e questo convegno sarà lanciato sui canali social del Team Italy, in particolar modo sulla pagina Facebook del Team Italy della Worldwide Endo March. Quindi, insomma,
Cerchiamo di Sarà fare un bel evento, informazione, sì. sicuramente interessante. Ti faccio un'ultima domanda prima di salutarci e ti ringraziamo ovviamente per questa chiacchierata. C'è secondo te la giusta attenzione da parte, in questo caso, delle istituzioni, del governo su questo tema? Anche il giusto aiuto, il giusto supporto? Guarda, negli ultimi anni sicuramente è stato fatto tanto, nel senso che l'inserimento dell'endometriosi nei nuovi LEA, il riconoscimento del codice di esenzione per chi ha il terzo e il quarto stadio, che permette di avere alcuni esami strumentali gratuiti durante l'arco dell'anno. Il fondo per l'endometriosi, che è stato istituito con una legge di bilancio 2 anni fa, per la ricerca e la formazione sulla patologia, sono sicuramente risultati importanti che si sono ottenuti con battaglie da parte del mondo delle donne e delle loro famiglie. Però c'è ancora tanto da fare, c'è la tutela a livello lavorativo, c'è la tutela a livello, diciamo, sanitario, quindi bisogna avere un riconoscimento delle esenzioni anche per gli stadi, diciamo, più lievi della malattia. Quindi i punti che sono stati raggiunti sono già C'è ancora importanti tanto da risultati, fare. però bisogna continuare a lavorare e per questo è fondamentale restare uniti e che se ne parli il più possibile. Perché alla fine due sono le armi che noi abbiamo contro l'endometriosi. La prevenzione e quindi andare sempre dal ginecologo, pensare che avere il ciclo mestruale doloroso non è normale e che il problema non è nella nostra testa ma è nel nostro corpo. E poi l'informazione, quindi parlare e creare maggiore consapevolezza. Sono le uniche due armi che abbiamo a disposizione per combattere una malattia per la quale ad oggi comunque ancora non c'è una cura. Grazie Francesca per questa testimonianza. Grazie a voi.